prendiamo lo spunto dai funerali di Berlusconi, perché questi funerali hanno una valenza simbolica che qui noi vogliamo sottolineare. Intanto qualcuno dice, sì, vabbè, lui era di Milano, i funerali li ha fatti a Milano. No, di Stato. Perché i funerali sono stati funerali di Stato e vengono fatti a Milano. Ma perché? C'è una logica in un discorso di questo tipo. Che importanza ha Milano nella storia d'Italia? È lì il punto cardine. E allora anche lì noi dobbiamo riflettere. Milano, patria del Nord, capitale del Nord. Bisogna ricordare a livello internazionale e storico da sempre che la capitale è dove risiede l'imperatore o il capo dello Stato. Certo. Quindi? Quindi? Che ne deduci? Ne deduciamo che oggi la capitale dell'Italia è a Roma, ma non perché c'è un pseudo presidente di questa strana repubblica, che sappiamo perfettamente qual è la dinastia di questo presidente e quali sono le garanzie e per chi dà le garanzie questo presidente, ma per la realtà che una presidenza della repubblica, e lì bisogna collegare tutta una serie di fattori, presidenza della Giunta applicata a uno della dinastia dei Mattarella significa che il potere su questa Repubblica è gestito direttamente dal Vaticano. Sarebbe il caso di fare una puntata nostra di video nel andare a sfrugugliare sulle tante dinastie che sono inserite nel contesto dei gangli di potere attuali, non delle dinastie del Valentino o di Mattarella, ma di quelli attuali. Mattarella è già un po' demodé, diciamo così, va? Beh, mica tanto, perché sì, il figlio infatti è dentro il sistema, cosiddetto repubblicano, in realtà è dinastico, con un'oligarchia ampia, diffusa, molto estesa, che però appunto fa gli interessi non dello Stato ma della famiglia. Come da sempre in Italia. Esattamente. Allora, questo aspetto qui, quello che noi vogliamo sottolineare, è già stato ampiamente descritto da Machiavelli. Non per niente Machiavelli è stato un grande studioso dei meccanismi della politica. Perché cosa ha fatto Machiavelli? Intanto ha descritto la storia dei fiorentini, che per me è una delle storie più importanti. No, ma per il lavoro che faceva era integrato, oltretutto, intimo al sistema. Oltretutto. Ma Machiavelli, ricordiamoci, aveva conosciuto le dinamiche del papato, perché aveva collaborato a un grande banchiere, finanziere toscano, proprio in Roma. Machiavelli ha lavorato per un anno a Via dei Banchi. Che aveva un banco a Via dei Banchi, che è la via che porta dal centro di Roma al Vaticano, che allora era stato appena costruito, parliamo di più o meno 1450. No, appena cominciato a costruirlo per la grande opera avvenuta nel 500. No, già era stato costruito, mancavano gli arrazzi, gli affreschi, però il palazzo esisteva. Beh, il palazzo sì. Era abitato, quello voglio dire. Le tenaglie dopo. Molto dopo. No, vabbè. Però no, vabbè, perché è una logica, lo ha detto il Papa stesso, uno di questi papi che ha fatto la politica non potendo fare nient'altro in quel momento, non potendo fare altro, ha fatto la politica basata sull'arte. Come la maggior parte di quelli successivi. Come strumento di potere, però, come strumento di potenza. E per il papato puntare sui grandi artisti, come lo vediamo oggi, sono passati 500 anni, la gente arriva lo stesso. Perché? Perché è attratta non dalla grandezza di Roma come storia dell'impero romano, ma dalla grandezza delle memorie che sono state lasciate. Parliamo ovviamente di opere colossali come il Colosseo,
e soprattutto come l'opera fondamentale che c'è ancora a Roma ed è rimasta intatta, usurpata dal fatto che dentro ci hanno messo le tombe dei principi di Savoia, ma anche in quel lato lì c'è Piazza di Pietra che è rimasta ancora intatta. Poi Piazza di Pietra è rimasta intatta, usurpata anche lì, perché all'interno fino a pochi anni fa c'era la Camera di Commercio. Sì, no, c'era ma c'era la Borsa. E c'era la Camera di Commercio. Esatto. All'interno uno dei più grandi monumenti della sacralità antica. Un tempio a Ercole, mi sembra. Quindi, cioè, tutte queste cose devono essere messe insieme, se no non si capisce, e non si capisce ovviamente il ruolo e la funzione di Berlusconi, il quale, nato e cresciuto in ambienti milanesi, ha dato collaterali però a certi ambienti. Vabbè, ma che comunque non si possono sì, manco sì. dire. Sì, beh, ma il padre è stato riconosciuto sì. che c'aveva interessi, Luigi, e certo. c'aveva interessi con la mafia. Certo. Faceva, e per i soldi che ha avuto, li ha avuti da lì. Il riciclo dei soldi mafiosi. Li ha avuti da lì per fare Milano 2. Li ha avuti da lì, attraverso le banche. Ma per dire che questa scalata al potere, che è stata una scalata graduale ma continuativa, c'ha un significato e va studiata. Il salto di qualità, ad esempio, da Milano 2 all'operazione televisioni, controllo di 3 televisioni che oggi hanno il controllo dell'informazione più ancora dei giornali stampati, dell'informazione ma della mentalità, non è un caso. È lo stesso discorso della scalata delle grandi famiglie che diventano non solo grandi famiglie, parlo sempre del 400 e del 500 italiano, grandi finanzieri, finanziatori di tutte le guerre possibili immaginabili. Stragisti, esattamente come questi. Stragisti. No, E come punto di arrivo hanno l'erede che diventa papa. Certo. La conclusione della scalata finanziaria al potere. Nel 1454, mi è sfuggito il nome. C'era un io nome. Vorrei che questi flash che noi diamo relativamente a una figura emblematica come quella di Berlusconi, di cui parleremo e scriveremo ancora in futuro, è appunto questa scalata alla realtà vera della sociologia italiana. Qui non c'è un elemento del potere che non sia stato lambito, perché sennò non sopravviveva. E verso degli Anguillara, mi è venuto in mente, nel 1454, è verso degli Anguillara, che era un collaterale della famiglia dei Tuscolani, diciamo così, dei sì. Colonna, alleato dei Colonna, tanto per far capire che cosa fa sta gente, è stato che fra le altre porcherie che ha fatto in vita sua, ha pure ammazzato 2 figli che gli facevano competizione. Esattamente, ma anche i figli che fanno competizione sono molto interessanti. Sì, ma c'erano i motivi. Questa logica. Non era uno scemo, sì. Era uno che il cervello che funzionava bene. Ha dominato la scena locale per quasi 40 anni e in questi 40 anni è riuscito a distruggere, per esempio, l'intero paese di Vetralla con 400 e passa morti passati per il fil di spada, come si diceva una volta, tutti uno per uno, rapinato tutto il bestiame che c'era, il bene, certo. Le risorse, eccetera, e bruciato il paese. Infatti, e terrorizzato i viterbesi. Se voi andate a Vetralla, non c'è costruzione più antica del 1454. La stessa cosa poi nella lotta per il dominio territoriale da parte delle varie fazioni, delle grandi famiglie, parliamo degli Orsini, dei Colonna, dei Farnese e di altri, principalmente quelle 3, ce n'era qualcun'altra anche prima, ma nel frattempo l'avevano fatta fuori.
avevano creato un clima di terrore all'interno della cittadinanza. Anche praticamente tutto il contado di confine, per una fascia di qualche decina o centinaia di chilometri, a partire dalla Toscana, arrivare al Lazio e all'Umbria, è stata contesa per circa un secolo e mezzo, da queste tre famiglie in particolare, e non c'è paese che non sia stato incendiato o comunque razziato. Questo per dire che cosa è la politica familiare delle grandi famiglie. Degli altri non ne frega un cazzo, se ti ammazzano 18 parenti in una strage senza nessun motivo, esatto, in cui non c'entri niente, del tutto innocente, allora non gliene frega, può fregare meno, come si dice a Roma. Continuano a fare tutte le porcherie, tutte le maramaldeggiate che hanno portato, sì, a quella conclusione, che poi alla fine se devono mettere d'accordo. Dopo tutte queste stragi, alla fine o si sposano o si mettono d'accordo. Esattamente, molto spesso si sposano, altre volte si castrano. Allora, diciamo che questi sono... Ricordatelo, è verso degli Anguillara, nomen omen. Omen. Allora, continuando su questo aspetto, e ricordiamoci che Anguillara è vicina... Anguillara è stata distrutta, sì. Trevignano è stata distrutta, esattamente. Vetrala l'abbiamo già citata, Formello pure, cioè qui nel raggio di 10 km ci sono quattro paesi, l'hanno battezzati tutti. Come, esattamente, loro a poca distanza dall'epoca nostra. Immaginatevi cosa succedeva all'epoca degli Etruschi. No, le cose si sono appianate, diciamo, attorno al 1510, con la restaurazione, quando è stato sostituito Alessandro VI, il Valentino ha dovuto tagliare la corda, perché sennò gli facevano subito la pelle. Comunque, però gli hanno fatto appena un po' dopo, insomma, quindi va bene uguale. E quindi ecco, c'era attorno diciamo la restauratio attorno al 1530, quando è subentrato poi nel 1512 anche il Papa guerriero, esatto, Giulio II. Che era uno che non c'entrava un cazzo con gli altri. Sì, e per quello si è salvato, e per quello c'aveva la grinta. In ogni caso, ricordiamoci che a compensare tutto, cari amici, c'è sempre l'apparizione della Madonna di Trevignano. Ah, sì, sì. Quindi questo... Tutti fanno pure interviste in televisione, sì, giornaliere addirittura. Sì. Tutti d'accordo nel venerare questa sacra immagine. Dopodiché continuiamo il discorso che abbiamo intrapreso prima. La storia d'Italia è... No, voglio fare un supplemento, un ancoraggio ancora più forte, e cioè tutto quello che stiamo dicendo spazia nel giro di 5-6 secoli, abbiamo detto adesso. Ma quello che è importante è che quello che succedeva allora, le modalità umane, morali, che facevano succedere quelle cose allora, sono esattamente le stesse di adesso. Perché l'uomo, il comportamento, non è cambiato umano, niente, è sempre lo stesso. Esatto. E con la santificazione... anche quello, c'è chi ha fatto dei commenti sul discorso del Cardinale di Milano, che è stato trovato positivo, molto esaltante la figura di Berlusconi, ma il Cardinale di Milano non era lì per esaltare la bontà d'animo e la disponibilità di Berlusconi, per affermare il potere politico di questo personaggio. Questa è la differenza, e ricordiamocelo, no, sempre. La restaurazione, ricordiamocelo sempre, sempre, non è mai singola, è di un sistema. Esattamente. Hanno tacitato e messo a posto le situazioni una decina d'anni fa, quando gli hanno detto a Berlusconi: state buono, che sennò ti facciamo saltare tutto quello che c'hai. Esattamente. 2011, noi l'abbiamo cronocizzato benissimo, esatto, abbiamo fatto una querela contro gli advisor, cioè sì, gli advisor, mi sono sbagliato, contro gli AD, no, advisor, sì, vabbè, i dirigenti delle sì, grandi, sì, agenzie di rating, sì, abbiamo denunciato tutte e tre le più grandi, sono state condannate in primo grado dall'amico Michele Ruggero, il quale poi è stato estromesso e hanno detto: tu buono, fatti da parte, che hai fatto la tua parte, che già va bene così, adesso la facciamo noi,
il procedimento di ripulitura, no, di ripulitura, no, di appello, di sì, appello lo facciamo noi, e quindi viene avvocato a Milano, e quindi ovviamente il fatto non sussiste, non l'hanno come, ma il fatto non sussiste, certo, capito? Col consenso della Roscia, sì. Ah, certamente, no, anche lì della dinastia della Rossa, perché la Rossa sì, si faceva scopare negli androni del garage sotterraneo, certo, con il senso anche del marito, fra esattamente, perché è una cosa allucinante questo per capire quali sono alcuni dei nostri cari giudici, quali sono i rapporti reali, perché questi sono i rapporti reali della giustizia con chi la dovrebbe amministrare. Che vuoi amministrare? È sempre stato un po' così. Sei un delinquente, un po' sei deprovato, un po' sei ricattato, un po' sei rincoglionito, un po' ti vai a confessare, oltretutto, perché bello è che ci si va, sì, anche così si ottiene la soluzione, certo, col cordone si ottiene sempre la soluzione. Infatti voi vedrete, infatti la Rossa si è attaccata al cordone, mi sembra, cazzo, ma voi vedrete ancora in questo rito di massa che si è verificato nella cattedrale, che aveva esaltato tra l'altro personaggi di ben altro calibro, basterebbe riferirmi a Napoleone, ma lasciamolo stare, dove c'è stata una processione di personalità di questa politica, tutte prone a baciare il cordone. E allora è lì che vedete, nel bacio del cordone, no? Per cui la frase "e se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone" è una frase che regge molto. Di qui dobbiamo risalire anche a un altro aspetto importante della vita nazionale italiana, il corteo delle donne. Delle piangenti, delle prefiche. Queste ci sono sempre. La dimostrazione che esiste un potere è dimostrato da un corteo di femmine, le quali femmine, si dice sempre, sono delle galline, per cui no, perché vogliono, proprio per istinto più primordiale, esatto, andare, bravissimo, a cercare il più bello, il più resistente, il più forte e il più ricco, il più potente, esattamente, in ogni senso, esattamente. E allora noi facciamo per selezionare la specie, ovviamente. Esattamente. Noi infatti i figli di Berlusconi sono una meraviglia di bellezza, sì, sì, come è no? Vero, tutti truccati, vabbè, tutti col volto trasformato, però vabbè, veri, quasi affari, veri, affari loro. Dunque, c'è una frase importante che dice: in presenza del gallo le galline razzolano, e io vorrei portare l'esempio di alcuni che hanno dimostrato tangibilmente, attori, la loro potenzialità di galli di pollaio. O gallinacci, va, meglio. Tutti circondati dal corteo di femmine. Se tu vedi tutti gli attori di successo, che sono uomini di immagine, e che curano anche quell'immagine, si sono presentati sempre col corteo di gallinacci. Uno è stato Tognazzi. Uno è stato Enrico Maria Salerno, che si vedeva, si faceva fotografare sempre circondato con le sue galline. Uno è stato Giorgio Albertazzi, te l'hai presente? Uno. Però erano tutti personaggi che hanno aderito alla SS, lo sai? Sì. A parte quello, no. Quello è un elemento di onore. Sì. No, al DS no, erano d'altra parte. Comunque, come so, no? Sto tutto. Erano allo sbarco in Normandia. Sto tutto. No, allo sbarco in Normandia sì, c'era solo Yves Montand. C'era Yves Montand. E gli altri? Gli altri sono tutti italiani, stavano in Italia. Però partecipavano. So tutto. Ah. Non parliamo di questo. Parliamo di questi qui. Abbiamo citato più o meno tutti di questo elenco. Gassman l'abbiamo citato, Enrico Maria Salerno l'abbiamo citato, Tognazzi l'abbiamo citato,
tutta gente che, come dicevo, rappresentava il gallo, con un corteo di femmine che ovviamente urta contro la cosiddetta purificazione cristiana, no? Questo strano cristianesimo che poi accoglie la realtà, perché i galli sono sempre circondati da uno stuolo di galline. E questo è importantissimo. Ho citato un po' tutti. Anche Enzo Arbore, era citato dalle gallinelle. Sì, Enzo Arbore, anche Enzo Arbore. Faceva anche le ragazze coccodè, di cui una poi ha fatto anche carriera politica, no? Ma lui simbolicamente, perché mi sembra che Arbore da questo punto di vista non avesse un grande fascino, aveva, mi pare, un grande amore per una donna che è premorta e che conosciamo bene. Allora, tutto questo per dire che la massa di femmine che hanno sempre circondato Berlusconi non è un fatto casuale, non è la capacità seduttiva di questo moderno Don Giovanni e men che meno il suo potere economico. Sì, è un potere economico, perché all'ultima compagna pare che gli abbia lasciato circa non so quanti milioni in euro e una villa, l'ultima, la penultima l'ha liquidata, che poi tra l'altro ha dimostrato che non era nemmeno molto femminile, l'ha liquidata con una quantità di soldi, per cui questa ha messo a posto tutta la sua vita, ed altre ancora. Non erano i soldi, ma il fascino del potere. Il fascino del potere. Potere rappresentato dalla miriade di giornalisti, di direttori di giornali, tutti giornali di proprietà di questo signore, i quali non ha fatto altro in questi ultimi giorni che tessere le lodi del patron. Questi sono i fatti. Ho visto due puntate speciali di l'altro ieri e l'altro ieri ancora della Maria, come lo chiama? Maria De Filippi. No, quella che fa la giornalista, caporedattrice, capo direttore di testate non te lo so dire, dai. Al TG di 5, sì. Era direttrice, adesso non mi viene in mente. Sì. C'è un nome forse siciliano, tipo Rosaria, una cosa del... Vabbè. Sono tante. Sono tutte galline, signore. È storica, in gamba. Sì. Sono in gamba, ma sono galline. Vabbè. Sono in gamba, arrivano, ma anche l'ultima sposa morganatica del Berlusca. C'ha una laurea in lettere. È stata deputata di Forza Italia e ha avuto anche grosse responsabilità in attività inerenti agli interessi di Berlusconi. Dire, queste due puntate che sono durate dei lungometraggi di 5-6 ore, sì, addirittura, c'era la gara a chi esaltava di più la figura, esaltava leccando ovviamente, sì, certo, la figura di Berlusconi. Certamente. C'era proprio la gara, io sono più lecchino di te. Sì, ma è un fatto reale. Cioè è morto oramai, lascialo, perché no, sopravvive il suo potere, sopravvive. E certo, e fin tanto che continuerà a sopravvivere con i giornali, con le televisioni, le galline continueranno a fare cocodè. Dirò di più, faranno anche le uova. Vedrai quante galline hanno fatto l'uova. No, come diceva quel grande attore dal naso molto strano, in quell'opera francese? No, italiano. Quando in quel bellissimo spettacolo, è uno dei primi spettacoli del Bagaglino. Ah, Pippo Franco. Pippo Franco, che diceva: quando canta nella Iova, la gallina ha fatto l'ova. Allora, e questi continueranno a fare le uova, perché questa è la vita, non perché c'è una sopraffazione, perché la vita è questa. Allora, no, volevo dire
che sabato scorso sono andato a fare un'escursione, solite mie, nelle varie necropoli etrusche del circondario, e ho scoperto una che non conoscevo, che si chiama Tumulo Torlonia, sì, proprio per rievocare che è stato trovato nel possesso dei Torlonia. Dei Torlonia. Perché i Torlonia erano una casata nobiliare del fine del 700, inizio 800, fino ai giorni nostri, che deteneva dei latifondi nei pressi di Roma per qualche migliaio di ettari, ma parecchie migliaia di ettari. E lì sono andato a Ceri, dove abbiamo trovato uno che fa tutto quello che è organico, biologico, da solo, e ho comprato un secchiato di 5 litri di vino. Bello. Una bella, come si chiama, quelle che tutte le frattaglie che si bollono, sì, bello. E poi si fa un malloppo unico e si taglia a fette, come si chiama? Io non lo conosco. Ma come lo conosci? Non lo conosco. Conosciutissimo, è un salume, però non mi viene in mente adesso. Un vabbè, no, non ho presente. Vabbè, poi e non vuol dire che non lo mangio? Dove? No, era buonissimo. E l'immagine? No, proprio fatto in casa. Ah, la cosa, la coppa? Assomiglia alla coppa, ma non è la coppa. Sì, era la coppa. È la coppa, è la coppa. Sì, 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 no, mi confondevo con l'onza. La coppa. Era una cosa stupenda, un profumo, un sapore. Immagino. Tu pensa, ogni tanto, da qualche anno, ogni tanto compravo qualche grammo, centinaia di grammi di coppa. Dal Norcino, certo. No? Dal negoziante. Certo. Uno peggio dell'altro. Questo mi ha riportato a 65 anni fa, quando avevo 10 anni io. Lo facevamo in casa. E allora sapeva, era buono. Parla a loro. Vabbè, ma parla a te, guarda, tanto mi conoscono, che problema. Anche poi, perché guardano te, non guardano mai me. Vabbè. E quindi niente, ho fatto questa escursione veramente ben riuscita, perché ho trovato il Tumulo Torlonia, che per trovarlo ho domandato ai contadini del circondario, non lo sapeva nessuno, ma gente che abitava a 300 metri, sì. A 300 metri, cioè come da qui a lì, a quel casalitto lo lì. Sappiamo perfettamente. Cioè la memoria è proprio completamente persa. Certo. Era un tumulo veramente molto interessante. E quanti video abbiamo fatto noi a Villa Torlonia? Anche. Oltretutto. No, ma l'abbiamo fatta anche nei sepolcreti, se mi ricordo bene. Sì, attorno, vicino ai sepolcreti. Quindi qualcosa... No, l'altro ieri, ecco, ti ho detto questo. L'altro ieri sono andato a una conferenza di un'amica che si chiama Anna Senatore. Non so se l'hai sentito parlare. No. È una psicologa, naturopata, insomma, ha varie competenze. Che voleva parlare di un tema che ci coinvolge abbastanza da vicino e da un bel po' di tempo, e cioè la riqualificazione dei borghi storici. Sì. E lì lei raccontava che c'è un piccolo borghetto proprio suo, vicino a Salerno, in un paese che si chiama Campora, se mi ricordo bene, dove vuole fare una specie di centro di connessione, di convivenza, di collaborazione, da quello che ho capito gratuitamente, nel senso che la struttura già c'è, vuole chi va lì a passare le vacanze che gli dia una mano magari per dei lavori, per delle professioni che fa, bello. Eccetera eccetera. Questo no, e volevo dire appunto che in quell'occasione lì ho incontrato delle persone che ti conoscono, che sanno chi sei, sanno cosa facciamo, sanno che... Ma sono sempre loro, il giro è sempre lo stesso. No. C'è della gente nuova che non ho mai visto e che effettivamente apprezzano, ecco il motivo per cui tutta questa digressione, apprezzano molto quello, non quello che stiamo facendo, ma soprattutto quello che abbiamo fatto 5, 10, 15 anni fa. Quello che gira adesso, è rimasto... Qualcuno si è andato a documentare, ha visto le cose che stanno dicendo oggi gli avvocati, i professori, i chimici. E quanto dicevamo noi 5, 10, 15, quasi 20 anni fa. Anzi, esattamente. Esattamente, possiamo recedere fino a 18 anni. 2003, nel 2003 abbiamo cominciato, io ho cominciato, poi dopo sei arrivato anche te, un paio d'anni dopo.
quando ci siamo conosciuti, perché siamo conosciuti un po' dopo. Vabbè, allora, per tornare a Berlusconi, concludendo. Per concludere... Con quello... calma, senza fretta, concludendo, diciamo... No, no, noi parleremo ancora del personaggio. Però il fatto che oggi si incontrano e si scontrano moltissime tesi relative al personaggio, va benissimo, per noi va benissimo. Guarda se a Tortora quando l'hanno scarcerato gli hanno dato due speciali, tre speciali di sei ore per discosparsi, per sì. Dare... gli hanno imposto addirittura di tacere, perché c'era il processo in corso, lui è morto non avendo potuto dire niente, esatto. Niente di quello che gli avevano combinato. Noi abbiamo ampiamente parlato di Tortora, parleremo ancora di Tortora, perché si era permesso di dire no alla camorra. E allora noi lo ripetiamo. No al giudice. Anche il giudice, ma il giudice era completamente... Io l'ho scritto anche di recente. Il giudice che fece il magistrato, che fece la requisitoria, ha letto la velina che gli aveva preparato la camorra. Chiaro? E adesso questo discorso incomincia a venire fuori, perché la gente incomincia a capire da quale origine hanno origine il 90% dei magistrati italiani, quelli che hanno ad esempio allontanato il nostro amico Michele Ruggero. Che dice? No, sto parlando anche di... Non lo so, ce ne abbiamo tanti. È morto di recente l'altro magistrato che aveva capito tutti i retroscena che c'erano dietro a tante faccende. Non mi viene. Vabbè, e gli amici lo sanno, e anche di recente è stato di nuovo citato. Oh, il nostro amico. Ma come l'abbiamo conosciuto? Lui l'hanno dimesso da magistrato, no? Paolo Maddalena. No. No, Paolo Maddalena è andato in pensione. No, appunto. E allora andando in pensione... No, perché non è amico nostro Paolo Maddalena. È andato in pensione, si è accorto che per tutta l'attività che aveva fatto una quantità enorme di cazzate e cercavano di coprire queste cazzate cercando di, come si diceva una volta in Toscana, tornare in santo. No, perché di cazzate ne ha fatte tante, imporsimato. Lasciamolo stare, è meglio, c'ho le prove, no, ma porca miseria. Quello che ha capito... Ho capito chi dici. Morto molto anziano? No, molto anziano. Ma che molto anziano? È morto un anno fa di infarto. Non viene allora. Vabbè, ci verrà in mente dopo. Quando non serve più. Vabbè, cari amici, lo sapete. Noi non ci ricordiamo il nome. Ma quello che indagava sulla morte di quella donna... che aveva capito qual era il retroscena dell'assassinio di quella donna in Umbria. Il marito faceva l'istruttore... Militare. Militare, in una caserma femminile. Ho capito, e lì c'erano riti satanici sotto. Esattamente. Sì, però lui non mi ricordo comunque chi era. Che lui è andato in galera a 25 anni, mi pare adesso. No, quello sì. Ma quello che aveva capito tutto è stato quel magistrato che poi è stato allontanato e che noi abbiamo più volte intervistato. Non mi viene. Beh. Vabbè, andiamo avanti. Con questo direi che abbiamo concluso. No, finiamo la disamina di Berlusconi, perché di disamine ce n'è da fare. Parla tu, dici. Tanto, noi abbiamo detto tutto, tanto perché per il passaggio, dire, il passaggio... Il fatto di avere due dirette di sei ore ciascuna il giorno dopo, tu quanti altri attori, prime donne, politici, parlamentari, personaggi di spicco del mondo dello sport, eccetera, quanti hanno fatto un'omelia che è durata tre ore, certo. e poi la rievocazione mitizzata, santificata di personaggi del tutto insostenibili che per sei ore vengono incensati
Esattamente. Quanti ne conosci? Quanti l'hanno fatto? Nessuno. Allora perché Berlusconi sì e gli altri no? Questo dovrebbe essere, ordinaria applicazione della legge della par condicio. Tu vaffanculo, c'hai 20 minuti come a noi. A me l'altro ieri, come al solito, non mi hanno fatto parlare. Certamente. No, perché hanno dilungato le loro... Ma a che convegno? Dillo agli amici. Quel convegno che ho citato prima, questo dei borghi, del recupero dei borghi. Sì. C'erano altri tre relatori, io effettivamente non ero iscritto a parlare, però mi avevano detto, sì, tranquillo, il tuo quarto d'ora te lo diamo. Insomma, vado lì, mi sento tutte le boiate che conosciamo da 40 anni noi addirittura, che erano già vecchie 40 anni fa quando le dicevamo noi, perché c'era qualcuno già in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti, che già l'aveva detto 10 anni prima. Ma comunque, a prescindere da quello, insomma, ho cercato di aprirmi il mio spazietto per cercare di parlare del recupero dell'obbligazione, del dovere ineludibile dell'applicazione del recupero dei borghi, perché bisogna ricominciare la migrazione in senso contrario, l'immigrazione verso le città all'inizio della rivoluzione industriale, e poi adesso, visto che siamo ormai alla quarta, ormai non c'è il riflusso verso le campagne. Esatto. Quello che aveva fatto Pol Pot, che l'hanno sì, l'ha fatto, però insomma l'ha fatto in maniera un po' troppo violenta, ha ammazzato 3 milioni di persone col mitra che sparavano, ha ammazzato 3 milioni di persone che non volevano andarsene da casa, che mi sembra anche un sacrosanto diritto, cioè tu non puoi imporre alla gente di abbandonare ipso fatto casa dove ci abitano magari da 100 anni. Allora tu lo devi dare come incentivo. Ad esempio, la dico qui anche per gli amici, oramai ci sono varie regioni, tra cui cito la Calabria e il Molise. La Calabria fornisce a fondo perduto 15.000 euro per insediarsi in alcuni paesini dell'Aspromonte completamente abbandonati. Sappiamo anche perché la stessa cosa vale anche per il Molise. Sì. Che dove in Molise però sono più intelligenti, non danno 15.000 euro, danno 700 euro al mese a una coppia di persone che si stabilisce lì, o recuperando utilizzando gli immobili esistenti o costruendone dei nuovi. Certo. Quindi 700 euro è un bell'incentivo. Ah, uno che abbia in affitto a Roma paga quella cifra lì e non gli rimane niente, invece là c'ha 700 euro al mese, che poi non pagherà niente, perché quindi diciamo sostentamento poi una casa, non solo, poi l'alimentazione se lo fa con quattro soldi, con la roba buona e genuina, e anche un investimento salutare. Ci sono anche le regioni, volevo citare finalmente anche le regioni hanno preso atto di questa difficoltà e di questa necessità, perché molti dicono un'altra cosa importante, ricordami la plastica. Quindi hanno cominciato a far capire alla gente, perché c'è una larga parte della popolazione che ha capito già da decenni, ma c'è tanta gente, la massa ancora maggioritaria, che non ha capito la necessità di trasferirsi in campagna per mille motivi, a partire dalla città dei 15 minuti, che è una cagata mentale che solo l'inglese stanno tornando indietro. No, io sto parlando di quell'inglese che poi volevano replicare qua, per non parlare del ZL, di quel coglione lì, che dice che ha speso 28 milioni già per fare quell'operazione lì, adesso non la può più applicare. Sì. Lì mortacci tua, non solo sei coglione, sei pure imbranato, imbecille, incompetente. Delinquente. È incompetente. Che ha sperperato i soldi. È incompetente. E quindi... E l'hanno lasciato... Io proprio ieri, parlando con un amico, ho detto... Io mi chiedevo per quale ragione alle ultime elezioni al Comune di Roma, quando c'è stato il ballottaggio, quelli della destra non sono andati a votare. Era già concordato. No, lì è girato l'ordine, non andate a votare, esponete questo coglione, perché quel coglione doveva essere ufficialmente sputtanato. Questa è la realtà. Sarà sputtanato comunque, perché vedrai queste cose. Certo. Allora,
parla ZL, in realtà sono è un pacchetto di decisioni che porterà la gente a non poter più prendere la macchina, non poter più. Sì, ma infatti non è stato ampiamente contestato. Hanno fatto altro a non poter vivere, a non poter dare lavoro in Campidoglio. Le reti autoferroviarie ne sono un casino, a Roma già sono al crollo, adesso che c'è anche il traffico automobilistico, pensa quando ci saranno solo gli autobus, che cazzo può succedere? No, ma non succede niente. Allora, ricordiamoci che certe cose sono fallite persino a Londra, dove la metropolitana c'è da 200 anni. Sì, sì. No, no, non solo. Ma classica. Allora, è diventata una decisione ineludibile, assolutamente da non poter contrastare in niente, perché ne va della pelle non solo individuale, ma addirittura del genere umano. Ascoltate che è successo. Allora, ho letto l'altro ieri, se mi ricordo bene, o martedì o lunedì, un articolo recuperato, tradotto da un articolo inglese, che parlava di una ricerca fatta nell'università conosciuta, ma adesso non saprei dire se la Columbia o quale, insomma, comunque una università nota, molto conosciuta, che pubblica i testi delle ricerche, dei sondaggi, eccetera. Sì. È emerso, ascoltate bene, anche perché vale, è emerso che nel 30% di questo rilevamento che hanno fatto con un numero di soggetti attorno ai 1000, circa il 30%, cioè 300 maschi donatori di seme, che per obbligo devono anche fare l'analisi del seme, è stato riscontrato che il 30% contiene microparticelle di plastica, per cui sono sterili, porteranno un sacco di mutazioni, e sicuramente porteranno una decrescita esponenziale delle nascite. Quindi non c'è bisogno di altri interventi. Cioè, questo per dire che siamo sull'orlo dell'estinzione, se non prendiamo provvedimenti drastici nel modo di comportarci, giornalmente, tutti i giorni, e non soltanto quando ci ricordiamo. Dobbiamo per prima cosa andare a vivere in un posto più sereno, più gaio, più florido, più tranquillo. Tranquillo, eccetera, eccetera, ma soprattutto più sano, perché non addirittura le microplastiche in questo servizio è stato detto che si introducono nel corpo dell'uomo non solo attraverso l'aria e gli alimenti, ma addirittura attraverso la pelle. Incredibile. Quindi cerchiamo intanto di trovare dei posti ancora vivibili, e quindi allontaniamoci dalla cosiddetta civiltà, ma soprattutto andiamo a portare a compimento un sviluppo demografico consono, adottando delle tecniche di vita che non siano più quelle dell'industria consumistica, e soprattutto andando a rimodulare le varie rivoluzioni industriali che ci sono state e che viceversa devono essere quantomeno modificate, se non abbandonate del tutto, per intraprendere delle prassi più organiche, in senso naturali, e più congeniali al sistema umano. D'altronde, e con questo vorrei concludere, dire queste cose tra di noi è un discorso perso, perché buona parte dell'umanità, a cui la plastica è arrivata, però la butta. L'Asia centrale, nell'Asia centrale c'è un lago, la quantità di un'isola, c'è un'isola nel Pacifico. L'isola del Pacifico, ma da che cosa è dovuto? Della plastica buttata dagli abitanti dell'Asia, i quali non hanno nessun sistema di recupero e di smaltimento,
quando arrivano i monsoni, quando arrivano le grandi piogge, trasportano tutto e abbiamo un'isola di plastica. Un'isola come il Madagascar, sì. No, un'isoletta. Tu immagina però che ricchezza potrebbe essere, nel momento in cui non ce n'era più il petrolio, andare a conquistare l'isolotto, esatto. L'isola, non l'isolotto, l'isola di plastica. Esatto. Quindi, però anche questo è un discorso che è di carattere non a livello nazionale, perché in Italia, in un modo o nell'altro, malgrado Roma che vive speculando sui rifiuti, ma in Italia il recupero In buona parte si fa. Si fa, insomma, poi che fine faccia sta roba non lo sappiamo. Dicono che la mandano in Germania. No, no, la riciclano, oramai quasi tutte le bottiglie. Ah, le bottiglie sì. Le bottiglie sì. Come si chiama quel materiale delle bottiglie? Sì. Le cambiano di volta in volta. No, vabbè, c'ha un nome particolare. Quel tipo di plastica lì oramai viene quasi tutto riciclato. Sì. Quindi va bene. E insomma niente, per tornare al discorso, concludere? Vuoi concludere te? No, concludi tu. No. Diciamo semplicemente, io concludo dicendo... È un'operazione che non può essere procrastinata ulteriormente. Io sono sempre stato un ottimista, uno che crede nel futuro, nella possibilità nel futuro di emanciparsi dal lavoro, dalle lotte, dai conflitti interrelazionari, interrazziali, intersociali, eccetera, eccetera. Oggi però dico che se non cominciamo ad agire secondo questo metro che ho appena citato poco fa, siamo condannati non solo a morire noi probabilmente prima del tempo, ma a far estinguere proprio la dinastia umana, proprio a far estinguere la razza umana, cosa che tra l'altro è perseguita dal sistema di Los Signori, certamente. E cercano in ogni modo di ridurre il nostro numero. L'intenzionalità c'è. Poi casualmente arriva questa notizia, questa informazione che parteggia per la loro fazione, parteggia per loro. Esattamente. Quindi oramai siamo attaccati da molti versanti, da molti punti di attacco. Quindi certo, ma soprattutto abbiamo bisogno in Asia, di difenderci, dobbiamo sopravvivere. Esistere, persistere, sussistere. Esatto, amen. Esistere, persistere, sussistere. Amen e bacio al cordone. So long. E bacio al cordone. Senti come cantano gli uccellini. Stiamo ancora registrando, eh? Sì.